Buon pomeriggio a tutti, a chi ha deciso di, scusatemi, di seguirci in questo pomeriggio. Saremo insieme per circa 1 ora e 30. Parlare di un tema, a mio avviso, cruciale in questo periodo, in quanto si tratta di cominciare a mettere a frutto tutto quello che negli ultimi mesi è stato il lavoro per arrivare a una definizione e arrivare a un potenziale sviluppo di quelli che sono gli studi sulla valutazione di sicurezza delle nostre infrastrutture esistenti, a partire chiaramente dalla pianificazione. Tre questioni. Abbiamo un numero di infrastrutture, di ponti esistenti estremamente alto, ovviamente. Abbiamo una richiesta da parte del, scusatemi, estremamente alto ed anche non ben definito, quindi abbiamo un numero di infrastrutture di ponti stradali esistenti che attualmente risulta ancora non ben definito e abbiamo una richiesta da parte della società a seguito degli eventi che purtroppo tutti conosciamo che sono accaduti negli ultimi periodi e una richiesta da parte della comunità tecnica, ma anche una richiesta da parte del mondo politico e una parziale risposta a questa richiesta è avvenuta anche tramite l'ANSFISA, che anche oggi vedremo presentata. Quindi è fondamentale, per quanto riguarda il pomeriggio di oggi, sapere che abbiamo a che fare con tutti i soggetti che possono andare a risolvere e a sbrogliare questa matassa che si è venuta a creare nell'ultimo periodo, dovuto ovviamente non a situazioni contingenti dell'ultimo periodo, ma a situazioni che ci trasciniamo dietro per quanto riguarda la gestione delle nostre infrastrutture esistenti. Quindi avremo il mondo degli enti gestori, cioè enti gestori intesi come gli enti pubblici, ciascuno dei quali ha in capo almeno un'infrastruttura. Abbiamo il mondo dei controllori, che po come posso per dirli in maniera molto sintetica in questo momento, che è rappresentato da ANSFISA, e abbiamo il mondo degli enti di certificazione e il mondo degli istituti universitari, che sono coloro che devono mettere il know-how e fare in modo che questo know-how sia da una parte disseminato e dall'altro porti avanti i suoi frutti in maniera certificata. Quindi vado a presentare i nostri ospiti della giornata. Abbiamo per primo parlerà l'ingegner Zanchetta, che diciamo dipendente della provincia di Verona, membro della commissione BIM e Lavori Pubblici del Consiglio Nazionale ANTEL. Dopodiché parlerà per conto di ANSFISA l'ingegner Galileo Tamasi, che è coordinatore dei sistemi di gestione della sicurezza normativa e standard tecnici appunto di ANSFISA. A seguire parlerà l'ingegner Poggi per quanto riguarda la gestione del rischio di ponti e viadotti, come membro dell'Istituto Italiano della Saldatura, che è uno degli enti che costituisce come dire, il cuore scientifico e di validazione di un master molto importante che ci presenterà immediatamente dopo il professor Sacco dell'Università di Genova, che riguarda appunto la formazione riguarda la risposta a questa richiesta che c'è in questo periodo di personale altamente qualificato per operare in un contesto altrettanto nel quale c'è altrettanta necessità di qualificazione e di certezze per quanto riguarda il know-how. Quindi io mi fermo, abbiamo tempo fino alle 16:30. Lascio appunto la parola al primo relatore che è l'ingegnere Zanchetta. Prego gli altri relatori di chiudere la videocamera e ci aggiorniamo durante questa 1:30. Grazie. Ingegnere Zanchetta, lavoro in provincia di Verona al servizio progettazione e direzione lavori. Ci occupiamo di ponti, di progettazione stradale. La mia presentazione la definisco abbastanza estiva, abbastanza semplice, perché ci sarebbe veramente tanto da parlare. Farò una breve introduzione su quelli che sono gli enti gestori, dei cenni proprio didascalici sull'evoluzione normativa fino alle attuali linee guida, come si progettano
programma, si pianifica un'opera pubblica, anche qua saranno cenni, le esperienze operative della provincia di Verona e quello che è il ruolo fondamentale ed importante dei tecnici all'interno dell'ente pubblico. Io parto sempre nelle mie presentazioni con la definizione accademica di ponte, una definizione per me romantica, in cui si dice che in corrispondenza di ostacoli frapposti dalla natura, di vie naturali, canali, terreni costosi, come pure in condizioni orografiche, urbanistiche, strade ordinarie, ferrate, autostrade che modificano la loro struttura, danno luogo a quelle che si aggruppano sotto il nome di ponti e danno il luogo in comune di lasciare nella parte inferiore uno spazio libero alle acque o altre opere. Questa è presa da un libro che mi hanno prestato di Giuseppe Albenga, originario del 1933. Mi piace questa definizione poetica perché mi dà l'idea di che cosa è veramente un ponte, quindi un'opera importante all'interno della nostra pianificazione territoriale, economica e utile. Allora, il ponte all'interno di un ente ha una valenza che è territoriale, perché collega territori diversi, collega supera fiumi, supera ostacoli, rappresenta un territorio economico, perché il ponte dagli albori ha unito diversi frammenti di territorio e ha potuto portare circolare l'economia, economico anche perché è un investimento da mantenere, sociale e culturale, perché ha unito nel tempo le varie culture. Il ponte è importante, anche come vediamo da queste immagini, per quello che, portate pazienza, devo spegnere, ho lasciato il cellulare. Io ho presentato qui due immagini che per me sono bellissime, il viadotto di Millau e il ponte sul basento a Potenza di Musmeci, come fattore estetico, sociale, culturale, quindi opere importanti, strategiche, che però devono essere nel tempo mantenute. Do un po' di numeri semplici, queste le ho prese da altre lezioni che ho fatto. Abbiamo all'interno dell'Italia più o meno 1.500.000 chilometri di strade, ma abbiamo una gestione frammentata e diversificata degli enti gestori, quindi con diverse risorse economiche. Questo sarà uno dei punti dolenti. L'Italia è attraversata da Alpi, corsi d'acqua, importanti reti capillari, reti secondarie, quindi servono tante opere per collegare il nostro territorio. Altri numeri, gli enti gestori, chi sono? Partiamo dallo Stato, abbiamo strade statali, abbiamo ANAS che adesso si è unita con RFI, abbiamo le regioni, ad esempio io parlo della regione Veneto, abbiamo l'assessorato alle opere pubbliche, ma anche Veneto Strade, abbiamo le province, come la provincia di Verona, viabilità invece è una costola della provincia di Vicenza che gestisce ponti e strade. Abbiamo i comuni, quindi enti ancora più piccoli, fino ad arrivare ai privati. Io penso sempre alla signora Maria che abita al di là del fiume, che ha quel ponticello di anche sopra i 5 metri, che deve essere anche quello mantenuto, non solo l'ente gestore. Sempre preso da fonti ufficiali, quindi abbiamo in Italia, soprattutto in ambito autostradale, circa 60.000 numero di manufatti monitorati, 4.200 manufatti autostradali. L'ANAS fino all'anno scorso aveva ispezionato circa 14.000 manufatti e 30.000 manufatti provinciali conosciuti. Però questo ci dice già che le strutture non sono poche. Però se facciamo due conti economici, la provincia di Verona conta circa 1.400 km di strade provinciali e 1.000 manufatti, tra cui ponti, cavalcavie, cavalcaferrovia, più attraversamenti di minor luce. Questo cosa vuol dire? Che se noi facciamo i conti, qualcosa non torna. Se moltiplichiamo più o meno 1.000 ponti per un numero di province, ci sono molte strutture che neanche noi ancora conosciamo, quindi strutture che non hanno né arte né parte, dico io.
si stima che ci sono infrastrutture, patrimonio di infrastrutture sconosciuto pari a 1.500.000 opere. Cenni normativi, come dicevo, molto didascalico. Partiamo dalla circolare del 67, dopo il crollo del ponte di Ariccia, che per me era la base, si doveva seguire per evitare di arrivare, diciamo, alle linee guida. Cinque pagine che dicevano come la provincia, l'ente pubblico doveva gestire il proprio ponte. In cinque pagine molto semplici diceva cosa dovevamo ispezionare, controllare, come mantenere anche il fascicolo dell'ispezione. Essendo una linea guida, purtroppo non è mai stata presa sul serio. Quindi siamo partiti poi con i criteri generali sulla progettazione, sull'esecuzione delle opere pubbliche dell'80, istruzioni relative a norme tecniche sui ponti sono 91, ci sono le norme sulle istruzioni del CNR del 93. Il codice della strada che parla più che di come mantenere i ponti, sulla proprietà dei ponti, fino ad arrivare alle linee guida del 2020 che ben tutti conosciamo, quasi tutti conosciamo, ecco, le ho anche segnate con due colori diversi, che tutte queste diventeranno legge, quindi ci mettono di fronte a quello che dovremmo fare, quindi commenti. A livello di provincia, di ente pubblico, abbiamo degli strumenti normativi, chiamiamoli di pianificazione. Il primo è il documento unico di programmazione. Anche qua ve lo faccio molto semplice, ci vorrebbero ore prima di snocciolarla bene. Il documento unico di programmazione, che è il documento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali. Possiamo dire, come vedete l'immagine, è il documento di cui dopo le linee di mandato dell'amministrazione hanno la più ampia visione di quello che si vuol fare nel mandato, chiamiamolo, politico dell'amministrazione. Il DUP, soprattutto il documento unico di programmazione, del DUP, soprattutto nella parte sezione operativa, tratta quelle che sono le opere che dovranno essere fatte all'interno del proprio, chiamiamolo, bilancio, della propria pianificazione. Perché, e ho detto anche bilancio, perché il DUP, così come che dopo si lega al piano triennale, al piano annuale, deve essere compatibile con il bilancio dell'ente, con il bilancio di previsione. È uno strumento dinamico, abbiamo detto che si lega alla contabilità dell'ente, al piano triennale, dinamico perché può cambiare. È lo strumento che per noi va dal medio e lungo periodo, quindi fissa gli obiettivi per l'ente. Importante è il DUP, perché attraverso la dirigenza, quindi attraverso la struttura tecnica, si propongono le priorità di intervento. C'è un principio normativo, si dovrebbe partire dalle opere incompiute, agli interventi di manutenzione, al recupero, in ultima analisi nuove opere. Il DUP non dipende dal grado di progettazione svolto, perché come molti sanno, spero che voi sappiate, all'interno del piano triennale si entra con certi gradi di progettazione. Qui si mette quello che si vuole fare nel lungo periodo. La progettazione arriva dopo. Poi abbiamo il piano triennale delle opere pubbliche, che è lo strumento che individua i grandi interventi, le opere che modificano l'assetto, che possono modificare l'assetto del territorio. Quindi dobbiamo andare a mettere dentro un attimo che mi si sta volendo, ok, vanno inserite le opere che vanno di realizzazione sopra i 100.000 euro e deve svolgersi, come dicevo prima, sulla base di programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali. La fonte, per scritta bene, lo prende dal comune di Monza e vi allego anche il link dell'amministrazione provinciale di Verona, nella sezione amministrazione trasparente, dove è pubblicato il piano triennale delle opere pubbliche.
allora, portate pazienza un attimo. Ok, in breve abbiamo, dopo aver visto la parte normativa che interessa l'ente, abbiamo la progettazione degli interventi a vari livelli, abbiamo il confronto con enti terzi interessati e anche procedure collaterali, quindi le proprie concessioni, che allungano le tempistiche per fare i lavori, fino ad arrivare all'approvazione del progetto. Questo in provincia di Verona avviene che nella fase definitiva è approvata dal presidente e in fase esecutiva dal dirigente del settore, fino alla fase di gara, scelta del contraente e all'esecuzione delle opere pubbliche. In breve, ecco questa. Insomma. Quindi possiamo capire quante tempistiche ci siano a livello anche operativo, non solo normativo, per fare un intervento di un'opera pubblica. E passo brevemente a spiegarvi come la provincia ha operato nelle infrastrutture pubbliche. Fino a qualche anno fa, la provincia di Verona ha utilizzato un approccio, chiamiamolo, di tipo empirico, basata da una collaborazione che andava a coinvolgere progettisti, operatori stradali, tecnici dell'ente, e che potevano garantire una continuità di sorveglianza delle infrastrutture. Il primo livello delle valutazioni visive. Il sorvegliante è l'occhio, è una funzione fondamentale della provincia ed è difficilmente delegabile. Dalla segnalazione del sorvegliante c'era la fuoriuscita del tecnico del servizio, di la compilazione di un report di ispezione, e da lì, in base alla gravità dei danni che si erano riscontrati, si faceva una proposta di intervento e inserimento nel DUP, quindi documento unico di programmazione, e nel piano triennale delle opere pubbliche. Questo approccio qui ha funzionato, ma cosa è successo? Nel 2005 è stato fatto un primo censimento interno delle opere della provincia, che io chiamo Ponti Dolci, che il tecnico che ha fatto questo primo censimento, io non ero ancora in provincia di Verona, quindi utile per la conoscenza anagrafica, un po' meno per la conoscenza dello stato di salute delle opere. È stata realizzata una scheda base e i sorveglianti, brave persone, però non formate, non tecniche, sono andate ad ispezionare queste opere, per quindi queste schede erano soggette a una interpretazione soggettiva. Infatti abbiamo delle donne, tutte pessime, tutte buone. Quindi questo è una prima falla di questo approccio empirico. La seconda falla è che dal 2005 siamo passati nel 2009 con la cosiddetta legge del Rio, quindi c'è anche meno personale su strada che garantisce l'ispezione di base, insomma, e quindi che non può garantire la stessa attività di sorveglianza. E questo è un bel problema, perché mentre prima erano fuori tutti i giorni sulla stessa zona, adesso devono ripartirsi più zone e sono anche meno, quindi la stessa attività di sorveglianza viene meno. Quello che stiamo facendo è passare adesso ad un approccio scientifico basato sulla conoscenza approfondita del patrimonio, che si deve poi correlare con una serie di attività collaterali della provincia. Noi non dobbiamo solamente mettere a posto i nostri ponti, per farla breve, ma dobbiamo autorizzare trasporti eccezionali, dobbiamo allocare bene le risorse economiche sulle reali condizioni dell'opera e non su quello che ci viene detto dal sorvegliante, per quanto vi dico la buona volontà c'è nel fare il lavoro. Quindi la sorveglianza è un'attività fondamentale, e qui lo dico e non lo nego, bisogna ripristinare il numero di sorveglianti, ma non basta, perché le nuove esigenze sono cambiate. Vedete qua la ripresa buche fatte a mano. Dobbiamo passare a un approccio scientifico, conoscere il patrimonio dal punto di vista storico e dello stato di salute.
Questo ci permette di andare in coerenza con la programmazione dell'ente e allocare bene queste risorse, pianificarle in tutti questi strumenti di programmazione, DUP, piano triennale. Quindi dobbiamo iniziare a progettare la conoscenza delle nostre opere. Non bastano più le indagini sommarie del periodo storico precedente. Quello che stiamo facendo come provincia di Verona e come dovrebbe essere, penso, il futuro dell'ente pubblico, è andare ad attuare quelle che adesso sono le linee guida uscite nel 2020. Adesso qua è la classica scheda delle linee guida che conosciamo tutti. Vabbè, l'approccio multilivello, qua non vado mica a spiegarlo, ci vorrebbe un'altra giornata per spiegarlo. Qua, molto estiva, ho messo la classifica del campionato per far capire che dovremmo arrivare attraverso una serie di approcci scientifici a trovare la classifica delle priorità di intervento per poi proporle all'interno degli strumenti di programmazione fino ad arrivare all'esecuzione delle opere. Questo lo stiamo facendo grazie ad un accordo, una convenzione tra la provincia di Verona, l'Università degli Studi di Brescia e l'Università degli Studi di Padova. Questa è la foto della conferenza stampa che è stata fatta qualche mese fa. Ecco, parto dicendo che è un'attività principalmente di ricerca che ha un carattere scientifico, sia per noi che per gli enti, per l'ente università più di ricerca, per noi di conoscenza e anche di formazione. Cosa ci serve questo accordo? Ci serve per andare, sulla base di altre esperienze fatte anche da altri enti pubblici, andare a conoscere tutto il nostro territorio provinciale, fare ulteriore ricerca in materia di ispezioni ponti e soprattutto, ecco, vi spiego quali sono gli obiettivi chiave. Abbiamo detto ricerca, formazione. Con questa convenzione andiamo a recuperare un gap che nell'ente pubblico, soprattutto a livello tecnico, è stato forte, non c'era più formazione tecnica. Abbiamo appena fatto nell'ultimo mese tre incontri con i docenti universitari sulla difettologia dei ponti. Insomma, molto interessante su come si compilano le linee guida. E questo è molto interessante. Abbiamo quindi la conoscenza del territorio come obiettivo. Vediamo se riesco a far partire. Ispezioni dei ponti, queste verranno fatte in team da tecnici della provincia e tecnici dell'università. Un supporto alla progettazione, sapete che l'università non possono progettare, ma questo è uno dei punti importanti. Sappiamo che alla fine di questa convenzione o una tal durante avremo altri problemi, ci saranno punti dove dovremo mettere mano, dovremo prendere delle decisioni. Non tutte potremo prendere da soli come tecnici, ma dovremo chiedere ausilio al mondo esterno. Noi siamo in pochi, quindi è un'attività che secondo noi porterà un beneficio di conoscenza delle nostre opere e di una maggiore allocazione corretta delle risorse, ma soprattutto porterà a un maggior coinvolgimento di risorse anche esterne per andare a fare la progettazione delle opere, oppure la progettazione, noi diciamo, della conoscenza, quindi progettare tutte le prove di laboratorio. Se non si hanno i documenti, dobbiamo andare a capire come conoscere quel ponte. Quindi sarà un'attività molto importante per la provincia di Verona. Quindi un'attività che ha molto interesse, quindi di conoscenza del territorio, di ricerca scientifica. Importante piano di formazione anche accademica del personale dell'ente. Abbiamo avuto già la possibilità di partecipare a un corso di ponti con l'Università di Padova. E come vi dicevo, è un'attività di ricerca importante, impegnativa, sì, ma propedeutica ad interventi di manutenzione che richiederanno l'ausilio di colleghi esterni, ai tecnici interni, che speriamo aumentino.
perché aumenteranno anche gli incarichi da RUP e quindi insomma ci vorrà qualche collega in più. Io ho quasi finito e vi do solamente uno spunto, ecco, sul ruolo chiave del professionista pubblico, del professionista privato all'interno dell'ente pubblico. Il professionista pubblico, che di solito può fare il RUP, il progettista, il direttore dei lavori, è responsabile del procedimento, abbiamo detto, è un ruolo che è da far conoscere e apprezzare anche a livello universitario. E spesso purtroppo è combattuto dagli ordini professionali, anche se posso permettersi, sono colleghi che mettono la propria professione a servizio della pubblica amministrazione. E poi c'è il professionista privato. Adesso, come provincia, stiamo facendo delle collaborazioni con altri professionisti, liberi professionisti, a quattro mani. Strutture esterne, progettazione stradale interna. Quindi l'ingegnere all'interno dell'ente pubblico è una risorsa importante da rivalutare. Guarda, io non ho altro da aggiungere. Buongiorno a tutti, sono Galileo Tamasi, sono ingegnere civile, mi occupo di sistemi di gestione della sicurezza all'interno di ANSFISA. Quindi oggi vi parlerò quindi di un tema molto importante che ovviamente riguarda il fattore organizzativo nella gestione della sicurezza di infrastrutture di trasporti e mi concentrerò sui compiti e le competenze richieste del gestore delle reti di trasporto. Io vorrei un attimo partire con uno span abbastanza ampio su quello che è successo, diciamo, grosso modo negli ultimi 100 anni, per capire da dove siamo partiti con i sistemi di gestione della sicurezza, che cosa è successo nel mondo del trasporto, quindi non solo trasporto stradale, autostradale, ma anche trasporto marittimo, trasporto ferroviario e trasporto aereo. Quindi se vogliamo i sistemi di gestione della sicurezza, l'ingegneria dei sistemi nasce grosso modo nel maggio del 61, con l'inizio dell'epoca dell'esplorazione spaziale che ha avviato il presidente Kennedy negli Stati Uniti. Prima del 61 c'era il Fly Fix Fly, significa che si volava, si aggiustava la macchina, si tornava a volare. C'era un approccio reattivo a quella che era la sicurezza. Dopo Kennedy, l'ingegneria dei sistemi, la sicurezza dei sistemi è entrata a far parte di quei campi dell'ingegneria che ha consentito di progettare l'esplorazione spaziale, che poi ha consentito all'uomo di arrivare sulla Luna, ma soprattutto di tornare indietro. Partendo dal 61, poi abbiamo assistito, se vogliamo, nel tempo, e mi riferisco chiaramente solo ai sistemi di trasporto, a tutta una serie di inconvenienti di portata più o meno significative. Dopo questi inconvenienti, sono in qualche modo i regolatori hanno emesso una serie di norme e di standard che in qualche modo colmassero le deficienze che erano venute fuori e che erano state poste allo scoperto da questi inconvenienti. Ricorderete tutti quanti la direttiva Seveso, che è avvenuta in Italia, che è un incidente abbastanza significativo successo nel settore dell'industria di processo, ma anche l'Offshore Safety Act nel Regno Unito, dopo una serie di incidenti sulle piattaforme petrolifere. Dopo una serie di incidenti navali si è consolidato l'International Safety Maritime Code, che è il codice per la sicurezza in campo marittimo. La direttiva Seveso ha subito un aggiornamento e nel 96 abbiamo avuto la versione 2. Analogamente, nel settore del trasporto aereo, nel 2006 l'ICAO ha emesso il primo manuale per il Safety Management, la prima edizione, che oggi siamo alla quarta, e qualche anno dopo l'EASA ha emesso il suo modello
DSMS, l'EASA è l'Agenzia Europea per la Sicurezza del Trasporto Aereo. Qualche anno dopo l'ICAO ha prodotto un ulteriore documento, che è l'annesso 19, che è la guida per tutti i sistemi di gestione della sicurezza, che vale in modo trasversale per tutti gli operatori, i provider dei servizi che intervengono nel fenomeno del trasporto aereo. Vale per gestori dell'infrastruttura, quindi gestori aeroportuali, che sono gli analoghi dei gestori delle infrastrutture stradali, che sono gli analoghi dei gestori delle infrastrutture ferroviarie. E qualche anno dopo anche l'Agenzia Europea per la Sicurezza Ferroviaria ha emesso il suo modello proprietario di sistema di gestione della sicurezza. Sul fronte, sul mondo ISO, c'è stata la ISO 31000 che nella sua edizione del 2008 ha in qualche modo fissato i principi del risk management in modo trasversale, quindi la gestione del rischio, non solo safety, e ha fissato anche una raccolta di strumenti per lavorare e per analizzare a volte anche in modo quantitativo l'analisi del rischio e determinare numericamente qual è la probabilità che un evento indesiderato accada, sia esso l'esplosione, la rottura di una sella Gerber, la perdita di precompressione in un insieme di travi o di elementi precompressi, un evento indesiderato qualsiasi. E l'ISO 31000 è stata rinnovata circa 4 anni fa, nel 2018, e la ISO ha incominciato a parlare dell'integrazione dei sistemi e l'uso della ISO 31000 nei sistemi di gestione esistenti. Questo significa che comunque siamo sulla frontiera dell'integrazione e la sfisa arriva proprio, diciamo, qualche anno dopo, quindi le nostre linee guida proprietarie sui sistemi di gestione della sicurezza stradale e autostradali arrivano praticamente qualche mese fa, nel 2022, come elemento di integrazione che tiene conto di tutti gli standard esistenti nel sistema di trasporto. Quindi tiene conto di ICAO, di EASA, di ERA, dell'International Transport Forum e delle norme ISO che riguardano la direttiva SEVOS e quindi gli incidenti a rischio di la direttiva, quindi le linee guida sugli stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti. Quindi è una norma armonizzata che consente di abbracciare e gestire tutte le sicurezze. Ma a questo punto io scenderei anche nel merito e quindi proverei a descrivere che cos'è un sistema di gestione della sicurezza e almeno secondo il nostro punto di vista e dopo il nostro percorso di armonizzazione, quali sono le componenti? Proverei a semplificare la questione anche per chi non ha un'esperienza avanzata in questo settore, che è un settore molto specifico. E io direi di partire a questo punto da un foglio bianco e iniziare a vedere quali sono le componenti del sistema. Come dicevo prima, c'è la System Safety, che è una parte dell'ingegneria dei sistemi, le cui componenti caratteristiche sono il pericolo, l'identificazione del pericolo, la valutazione del rischio, e all'interno di queste due componenti c'è la conseguenza potenziale. È leggermente diverso dalla System Safety e l'esplorazione spaziale, perché questo è stato il frutto di un adattamento al sistema di trasporto. Una missione spaziale non è come un trasporto di linea commerciale o un viaggio in alta velocità o piuttosto un intercontinentale su un aereo di linea. Quindi abbiamo avuto bisogno di fare degli adattamenti nel tempo. E poi, oltre alla sicurezza di sistema, ci sono i fattori umani. Di tutti i fattori umani preleviamo solo due componenti, che è quella organizzativa, e qui al titolo delle mie slide del mio intervento, i fattori organizzativi e la parte cognitiva. Eliminiamo tutto quello che è dei fattori umani non serve, e quindi tutta la psicologia cognitiva, la psicologia clinica che va scartata. Teniamo conto della parte cognitiva considerando gli operatori, tutti coloro che sono in campo come asset del sistema, come elementi fondamentali del sistema. Se mettiamo un box intorno a queste due componenti fondamentali,
otteniamo il primo processo fondamentale, che è il cuore di un sistema di gestione della sicurezza, che è il Safety Risk Management. Ovviamente, per controllare che tutto in questo momento sta funzionando e sta andando nella direzione degli obiettivi che vogliamo raggiungere, abbiamo bisogno della Safety Assurance. La Safety Assurance deriva, è direttamente correlata alle materie del business management. Perché? Perché se non misuri, non controlli. E quindi il controllo e la misura sono date direttamente dai Safety Performance Indicator, che sono degli indicatori che sono stati fissati per misurare nel tempo le evoluzioni di un determinato aspetto relativo alla sicurezza e gli obiettivi di sicurezza. Questo non cambia, non è molto diverso da quello che succede nel mondo finanziario, in cui ci si assegna obiettivi dei risultati e si misura nel tempo gli indicatori che consentono di capire quanto e come sei vicino al raggiungimento del tuo obiettivo. Per riprendere un attimo il discorso che faceva anche il collega Zanchetta, come anche il collega Barocci, un indicatore di sicurezza potrebbe essere il numero di ponti censiti rispetto al totale, ancorché abbiamo visto che il totale ancora non è un numero definito, però mano a mano che andiamo avanti, l'incertezza sono convinto che si ridurrà drasticamente, quindi quello è un indicatore, come pure la classificazione e il livello di attenzione secondo le linee guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, quanti ponti sono stati classificati e se sono state fatte tutte le classi di attenzioni, e parlo ovviamente della sismica, della fondazionale, di quella frana, di quell'idraulica, parlo della classificazione completa. Quello è un indicatore. L'obiettivo è quello di classificare completamente una tratta, una rete, un elemento, un tronco autostradale. Questo può essere un obiettivo di sicurezza. E quindi a questa ovviamente componente di misurazione costante, perché se non misuri non controlli, lo ripeto, c'è anche la parte di change management. Mentre fai tutto quello che è necessario per misurare la sicurezza, devi stare attenta ai cambiamenti, perché la gestione del cambiamento e la sicurezza è importante. Decido di chiudere due gallerie perché devo fare delle indagini e mi rendo conto che faccio 15 km di fila, che magari si fermano parecchi veicoli col motore acceso per 2 ore in un'altra galleria. Allora, questo richiede un'ulteriore attenzione per capire se durante il cambiamento il livello del rischio, di rischio della rete nelle condizioni operative è equivalente a quello delle normal operation. Se non è equivalente, devo tornare al Safety Risk Management e chiedere la consulenza alla System Safety, al Human Factors, per trovare quelle mitigazioni che mi consentono di operare allo stesso livello di sicurezza che c'era prima del cambiamento. Analogamente, il miglioramento continuo in tutti i processi del sistema è una componente indispensabile. A questo punto abbiamo un altro processo, che è quello della Safety Assurance, che è composta dalla misurazione, dal change management e dal miglioramento continuo. Se mettiamo un altro box intorno a questi due processi, abbiamo il safety management. Il safety management serve a gestire i programmi di sicurezza. Il safety management da solo non basta a creare un sistema di gestione. Per creare un sistema di gestione, io devo proteggere il safety management con elementi che all'interno dell'organizzazione mi consentono di svolgere quei due processi fondamentali. E sono il compliance monitoring, che mi consente di fare un controllo continuo della conformità regolamentare, perché senza conformità regolamentare c'è qualcosa che ci stiamo lasciando di fuori. C'è la parte di gestione delle interfacce. La gestione delle interfacce per un'organizzazione, per un gestore di rete stradale e autostradale è importante, perché mi può capitare di avere altre imprese che sono dei provider di servizi che in quel momento mi stanno sulla mia infrastruttura e stanno operando per mio conto, oppure mi stanno semplicemente facendo ad esempio la fornitura dei fondenti salini per le operazioni invernali. E quello è fondamentale, perché devo capire come opera l'altro service provider e devo sinergizzarlo con quelle che sono le mie logiche operative per garantire sempre che il livello di sicurezza è equivalente a quello che potrei garantire se lo facessi con elementi interni alla mia organizzazione.
E questi sono altri due processi che servono, iniziano a proteggere i due processi fondamentali. E poi, ovviamente, di più alto livello c'è il commitment e la policy, la politica del safety management, non la politica di sicurezza. Sono due cose completamente differenti. La politica del safety management è quella che l'alta direzione si aspetta in termini di risultati dall'esercizio di un sistema di gestione della sicurezza. E poi ci sono le responsabilità, le accountabilities. Noi in italiano le traduciamo allo stesso modo, ma non sono la stessa cosa. L'accountability è la responsabilità verso l'esterno da parte dell'organizzazione e l'esercizio del sistema di gestione. Le responsabilità sono tutti i compiti di cui ognuno è responsabile e di cui risponde all'interno della società. C'è la parte di documentazione, come possiamo immaginare, e come succede in tutti i sistemi di gestione, la documentazione serve a mantenere all'interno dell'organizzazione la memoria e le informazioni di come funziona il sistema di gestione. Non deve essere nella testa dei singoli, le procedure vanno scritte e documentate perché chiunque accede, entra per la prima volta all'interno della società o vuole verificare come deve essere svolta una procedura o un processo, ha un insieme di informazioni documentate a cui accedere. E ovviamente per la parte di gestione stradale o autostradale c'è la parte di coordinamento delle emergenze perché il gestore da solo non riesce a far fronte a alcune emergenze significative, ma deve coordinarsi con altre istituzioni e vanno fissate prima le regole del gioco e vanno fatte prima le esercitazioni in modo tale che quando e semmai si verifica l'evento indesiderato, tutti sanno come intervenire e con quale ruolo. E questo fa parte ulteriore elemento che fa parte della safety, della politica del safety management. Completa questo quadro la parte di training e di comunicazione. La parte di training sul safety management e la parte di comunicazione. La parte di training perché le competenze vanno mantenute aggiornate e perché se non sono possedute all'interno di operatori del sistema vanno acquisite. Il mondo delle infrastrutture da qualche anno a questa parte è un mondo in continua evoluzione in cui, come dicevano prima i colleghi, c'è il mondo delle università che sta immettendo ricerca e informazioni, per cui è un mondo molto fluido in questo momento in cui c'è necessità di un aggiornamento continuo degli operatori. Questo webinar è una delle occasioni di aggiornamento diffuso di cui ovviamente tutti devono beneficiare per aumentare il proprio livello di consapevolezza e operare al meglio. La parte di comunicazione è altrettanto importante perché le idee in un'organizzazione hanno un doppio verso, vanno dal basso verso l'alto e dall'alto verso il basso, perché l'operatore che sta a fare le operazioni di sfalcio erba e di manutenzione del verde può avere delle idee che devono migrare fino al vertice dell'organizzazione. E viceversa, le idee che partono dal vertice dell'organizzazione, se non arrivano, non sono comunicate correttamente fino alla linea, fino agli operativi, è come se non fossero mai nate. E quindi questi due elementi, queste due componenti, fanno parte della promozione del safety management. L'insieme di tutti questi componenti, di questi processi che girano nello stesso tempo, deve fondare su una base ampia che è la Just Safety Culture. La Just Safety Culture, dove all'interno dell'organizzazione ci deve essere la cultura giusta, nella quale non si insegue a ogni evento indesiderato il colpevole, ma si cerca di fare in modo che quell'evento non si ripeta più. Tutto questo ovviamente è un sistema. Queste componenti agiscono come sistema. Arrivato a questo punto, noi abbiamo due opzioni. Eliminiamo tutti gli arrangiamenti organizzativi e abbiamo solo il safety management. Col safety management noi possiamo certamente gestire programmi di sicurezza, ma il safety management da solo non è un sistema, perché non ha tutti quegli elementi di protezione che li alimentano. Per cui il safety management non è più una funzione aziendale, ma una funzione di sicurezza che sta nella direzione di sicurezza. Punto. L'altra opzione, che è quello che rischia di succedere spesso, che ci sono gli arrangiamenti organizzativi, l'impostazione, la formazione, la comunicazione, la gestione delle interfacce, c'è coordinamento, ci sono ottimi manuali, ma poi le attività non vengono svolte, mancano i processi core. E questo è un involucro vuoto e chi fa solo questi
adattamento organizzativo ma non implementa i processi fondamentali, sta perdendo tempo e sta buttando soldi. Tornando ai nostri pilastri per il sistema di gestione della sicurezza, oggi noi parleremo di due componenti, che è la designazione del personale con compiti di sicurezza e la parte di formazione ed educazione. Quindi ci limiteremo a toccare solo due delle componenti di questo sistema. E quindi approfondiremo intanto quelli che sono i percorsi formativi. Tanto per chiarirci le idee, gli ingegneri hanno, secondo il nuovo ordinamento, percorsi 3 più 2 o specialistiche 5-6, con master di primo livello che possono essere fatti dopo la triennale, e master di secondo livello, entrambi della durata di un anno, e poi ovviamente affiancano a questa formazione specialistica scuole di specializzazione e dottorati di ricerca. E queste sono formazioni importanti di durata annuale. Al di sotto dell'anno ci sono eventi come i nostri, 1, 3 giorni, un pomeriggio, quindi sono seminari, convegni, webinar, workshops, oppure eventi dell'arco di una settimana, e possono essere scuole estive, o formazione addirittura ricorrente. Ricordiamo la ricorrente per il mantenimento delle qualifiche nel mondo della sicurezza del lavoro, e quindi cantieri, e quindi lavori stradali, antincendio, e quindi gallerie. Gli esperti antincendio dell'ex legge 818 devono fare una formazione specifica. Grosso modo sono sempre 40 ore per campo di specializzazione ogni 5 anni. E poi ovviamente ci sono corsi di specializzazione della durata superiore all'anno, che sono i dottorati di ricerca. E chiaramente il canale preferenziale è che la formazione sull'onda piccola, quella più specialistica, proprio perché è legato alla fluidità dei temi, degli argomenti che si stanno trattando in questo periodo nel paese, ma anche in Europa, sul tema delle infrastrutture. È chiaro che va in qualche modo pensata la formazione con più rapido accesso, ma per fare una formazione che crei la differenza all'interno dell'organizzazione, dobbiamo pensare a interventi molto più mirati, e quindi stiamo parlando di master o di scuole di specializzazione. Abbiamo provato all'interno dei tavoli di lavoro a fare una mappatura delle competenze. Quali sono le competenze dell'ingegnere nel settore delle infrastrutture stradali e autostradali? Qui veniamo a un pezzo della mia presentazione. Sono tante, convergono tutte le specializzazioni dell'ingegneria, e a partire da quella idraulica noi abbiamo provato a definire delle figure. Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, con l'Agenzia di Certificazione, ha definito una certificazione ingegnere esperto in idrologia, che è una certificazione avanzata. Non c'è ancora una specifica di competenza per l'ispettore di opere idrauliche. C'è una definizione di competenze per l'ispettore di gallerie fissata dal decreto legislativo 35 e sue successive modifiche e integrazioni. Non c'è ancora la figura di un ispettore di opere geotecniche. Opere geotecniche, parliamo fondazioni, opere di sostegno, paradie, eccetera, che comunque in qualche modo interagiscono con il sistema stradale, no? Poi abbiamo in qualche modo anche lì patrocinato un master che si tiene presso la Sapienza, che è la qualifica di esperto in analisi, diagnostica e monitoraggio di strutture e infrastrutture. Questo è un profilo che ha definito la Sapienza anche con il contributo di Anfisa. Poi c'è un altro profilo che è esperto in diagnostica strutturale esistente, che fa parte del pool di certificazioni che, come dicevo prima, rilascia Certing. E poi troviamo anche l'ispettore di ponti, viadotti e passerelle, che ha fatto il RINA, e molti colleghi sono stati certificati, hanno seguito i corsi, hanno fatto gli esami e si sono certificati con questa specifica di certificazione proprietaria, che tra l'altro comunque anche a Sfisa in qualche modo è consapevole che esiste, e quindi ne abbiamo parlato anche nei tavoli tecnici, in una realtà di mercato. Poi, salendo di Ingegnere, mi livello, scusi. sì, ho Ingegnere, mi scusi, quasi non la finito. volevo interrompere. Grazie, perfetto, grazie. Ancora qualche minuto. Ho quasi finito. Poi ci sono le qualifiche del campo dell'ingegneria dell'informazione. C'è un esperto di big data per le reti di traffico, che al momento non è definita, esperto in digitalizzazione delle infrastrutture,
esperto in gestione delle reti di traffico, il Network Operation Manager, che al momento non esiste, un esperto in manutenzione delle infrastrutture e un esperto in conformità regolamentare, che poi potremmo chiamare il Compliance Monitoring Manager, se vogliamo. E poi veniamo alla sicurezza. Nella sicurezza iniziamo dal professionista antincendio, che è definito dalla legge ex 818, c'è cioè un albo presso il Ministero dell'Interno, è già standardizzato e normato. C'è un tecnico per la ricostruzione e analisi di incidenti stradali, AICQ SICEV, auditor della sicurezza dei progetti, ispettore della sicurezza stradale secondo il decreto legislativo 35, ne abbiamo parlato prima. Poi c'è un esperto in sicurezza delle infrastrutture, trasporti e sistemi di gestione della sicurezza, che è un profilo proprietario che è definito a sfisa all'interno delle linee guida sui sistemi di gestione della sicurezza. E infine c'è l'esperto in gestione della sicurezza delle reti e dei sistemi di trasporto, che è un profilo che è definito a sfisa insieme all'Università di Genova e l'Istituto Italiano della Saldatura. A questo punto le competenze, come potete immaginare, si integrano, e quindi gli esperti di strutture di manutenzione, di sistemi di gestione della sicurezza, di gestione del cambiamento, lavorano insieme in modo tale che il monitoraggio e la manutenzione delle infrastrutture interagisce in senso stretto con quello che è il sistema di gestione della sicurezza in un sistema di scambi bidirezionali. E quindi tutte quelle che sono le opere maggiori, ma anche quelle minori, i muri di contenimento, le opere di sistemazione dei versanti, quelle idrauliche, le gallerie, la segnaletica, le pavimentazioni, la geometria del tracciato, barriere, impianti di tutti i tipi, elettrici, tecnologici, di illuminazione, le strutture metalliche, le reti, le aree di servizio, quelle di parcheggio, come pure gli impianti di esazione, i caselli e i fabbricati, tutto viene manutenuto, ma con un'interazione forte all'interno del sistema di gestione. Chiudo questa presentazione chiarendo come funziona quindi questo sistema in parole povere. Le competenze sono le componenti fondamentali di un SGS, come sono le componenti di un generatore. Quindi le competenze sono i pezzi di un generatore. Che cosa fa il generatore? Il generatore genera. Per essere in condizione di generare, però, il generatore va connesso a qualcosa. Che cosa va connesso? Ai dati di input. I dati che derivano dalle ispezioni periodiche, dai rilievi di alta efficienza, alle operazioni di traffico, dalla manutenzione, dal monitoraggio, come anche da altri settori, risorse umane, affari legali, entrano all'interno del generatore, il quale consente di fare valutazioni, analisi, confronti costi-benefici, analisi della normativa esistente, delle policy, e genera un output. Cosa genera l'SGS? Cosa genera un sistema di gestione? Genera informazioni per prendere decisioni strategiche a livello più alto sui rischi per la sicurezza. Queste decisioni consentono di avviare i programmi di safety, i programmi di sicurezza, che possono essere quelli per i lavoratori sui cantieri stradali, per la gestione della fatica nei turni notturni, per le winter operation, le operazioni invernali, i piani di rimozione neve, per la comunicazione all'utenza attraverso, che ne so, i pannelli a messaggio variabile in autostrada, per le ispezioni sui ponti e sulle gallerie, e per il monitoraggio delle separazioni in prossimità degli ostacoli durante tutte le deviazioni che ci sono in prossimità dei cantieri, per l'analisi dei mancati incidenti. Tutti questi programmi generano dati che a loro volta diventano un nuovo input all'interno del sistema. E concludo, quindi la formazione universitaria avanzata sicuramente consente di acquisire e certificare delle competenze che sono il prerequisito per gli attori responsabili del sistema di gestione della sicurezza, e quindi il compito dei tecnici sarà quello di gestire questa fase delicata del transitorio. Ne abbiamo parlato attraverso gli interventi che mi hanno preceduti, e quindi le attività tecniche non possono che avere il presupposto di un'elevata competenza e devono essere pianificate e programmate in modo di assicurare un elevato livello di sicurezza della rete. E devo dire che l'Agenzia, l'Istituto Italiano di Saldature e l'Università di Genova hanno lavorato per un bel po' in sinergia per organizzare un master di secondo livello in gestione della sicurezza delle reti e dei sistemi di trasporto, che sicuramente consentirà di formare figure con competenze innovative e direi anche sull'intero panorama europeo. Quindi il futuro si fa interessante. Grazie per l'attenzione.
Allora, niente, mi presento brevemente, appunto sono ingegner Serena Poggi e lavoro nell'area di assistenza tecnica nell'ambito delle costruzioni civili della società IS Service, che fa parte del gruppo Istituto Italiano della Saldatura. E in questa breve presentazione affronterò il tema della gestione in sicurezza dei ponti e dei viadotti esistenti, sia con uno sguardo a quelle che sono le indicazioni fornita a livello normativo, a livello ministeriale, ma anche riportandovi un po' dell'esperienza che la mia società ha maturato proprio in diversi anni di attività a stretto contatto proprio con questo tipo di strutture, da attività relative all'assistenza nelle fasi di fabbricazione e messa in opera, fino ad arrivare alla pianificazione ed esecuzione delle ispezioni in servizio. Nel panorama normativo italiano, oggi abbiamo visto, ricoprono un ruolo sicuramente importante le recenti linee guida per la classificazione e gestione del rischio, valutazione della sicurezza e monitoraggio dei ponti esistenti. Un documento, sappiamo appunto, piuttosto recente, è stato infatti approvato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nell'aprile del 2020 e rivolto principalmente proprio agli enti gestori e proprietari delle infrastrutture stradali. La pubblicazione di questo documento potremmo dire che è scaturita a seguito di una serie di eventi di crollo, comunque di grave dissesto, che negli ultimi 10 anni hanno interessato un numero piuttosto considerevole di ponti e viadotti in servizio sulle reti stradali e autostradali italiane. Questi eventi hanno messo in luce una intrinseca fragilità, possiamo dire, del patrimonio infrastrutturale esistente, ma al contempo la scarsa consapevolezza che si aveva sullo stato di conservazione di molti ponti e viadotti. Per far fronte in qualche modo a queste problematiche, le autorità governative si sono quindi indirizzate verso la definizione di un sistema proprio per la gestione, la verifica e il monitoraggio delle infrastrutture stradali che fosse innanzitutto ben strutturato, chiaramente strutturato, ma al contempo unico su scala territoriale, su scala nazionale. Questo approccio ha di fatto preso forma proprio appunto nel sistema proposto dalle linee guida, quindi dove viene presentato un approccio, sappiamo, su diversi livelli di analisi, con approfondimento e complessità via via crescente, e il primo obiettivo è proprio quello di arrivare ad avere una conoscenza generalizzata dello stato di conservazione di tutti i ponti viadotti esistenti, e di fornirne una classificazione in termini di rischio. Una classificazione che si ottiene andando a valutare proprio per ciascuna opera, quindi per ciascun ponte e viadotto in servizio, quella che viene chiamata classe di attenzione, quindi un parametro su una scala unificata di 5 valori, da alto a basso, che, come si evince da questo diagramma di flusso, indirizzerà poi verso le attività davvero rilevanti per la gestione in sicurezza delle infrastrutture, quindi le attività di ispezione, di manutenzione, di verifica strutturale e anche di monitoraggio. Alla valutazione della classe di attenzione si arriva attraverso i primi 3 livelli delle linee guida. Quindi il livello 0, che viene chiamato il censimento, che consiste sostanzialmente nella raccolta attraverso l'analisi della documentazione disponibile di tutte quelle che sono le principali informazioni relative al manufatto, quindi le sue principali caratteristiche, ma anche diciamo, dati relativi al sito dove la struttura è esercita, e ovviamente a tutto lo storico, ispettivo e manutentivo pregresso dell'opera. Parallelamente, diciamo, a questa attività di analisi documentale, è prevista l'esecuzione di un sopralluogo e di una vera e propria ispezione, seppur di natura solamente visiva, del manufatto, con un duplice scopo, quindi quello da un lato di andare a colmare eventuali, come dire, lacune conoscitive che derivano dall'analisi documentale, quindi dal censimento, e dall'altro
di avere una fotografia di quello che è lo stato attuale di degrado delle opere. Quindi tutti i dati che vengono raccolti in questi due primi livelli, quindi a livello del censimento e durante sopralluogo e ispezione visiva di livello 1, vengono elaborati con una procedura di fatto di analisi di rischio che è proposta al livello 2 per ottenere poi come risultato, come output, il valore della classe di attenzione dell'opera. Lo scopo, diciamo, del normatore, quando appunto è stato pubblicato il documento, era quello che questi primi tre livelli di analisi, quindi queste prime valutazioni che portano, abbiamo detto, a una classificazione del rischio di tutti, diciamo, i manufatti esistenti, fosse applicata in tempi piuttosto brevi. Alcuni gestori quindi sono riusciti in qualche modo a adempiere in tempi brevi a questa esigenza, vuoi un po' per le maggiori risorse ad essi disponibili, ma anche per la preesistenza nella propria struttura già di un sistema di sorveglianza e gestione delle proprie opere. Altri gestori, tipicamente appunto gestori più piccoli, hanno iniziato, ma magari con un po' più di difficoltà. Chi ha scritto il documento era comunque consapevole dell'elevato onere che un'attività di questo tipo, soprattutto se applicata in maniera generalizzata su scala territoriale, avrebbe comportato, e infatti al paragrafo 1.5 parla di prioritizzazione delle attività. Quindi anche all'interno delle linee guida si parla della possibilità di prioritizzare le attività da eseguirsi sulle opere, proprio a partire da quelle di censimento, ispezione visiva e valutazione delle classi di attenzione. Quindi è ammessa, diciamo così, la calendarizzazione nel tempo, quindi la programmazione nel tempo delle varie attività, purché questa programmazione, quindi la scelta propria delle priorità, non sia arbitraria, non sia soggettiva, ma è importante che sia in qualche modo giustificata, ad esempio attraverso la applicazione di una procedura, quindi di un approccio studiato, scientifico, ingegneristico che può essere appunto adottato. Noi come Istituto Italiano Saldatura in questi anni abbiamo elaborato una procedura che è proprio volta alla prioritizzazione delle varie attività che possono essere svolte sui ponti e viadotti esistenti. È una procedura basata innanzitutto sulla nostra pluriennale esperienza nell'ambito delle costruzioni civili, ma che è stata anche sperimentata su un'ampia famiglia, anche piuttosto diversificata, di manufatti per i quali abbiamo svolto proprio le attività di ispezione. Può essere applicata a manufatti di diverso tipologia, in forma ma anche in materiale, quindi dai ponti a struttura interamente metallica o mista acciaio calcestruzzo, per arrivare ai ponti in cemento armato, ordinario, precompresso e ai ponti in muratura. Lo scopo ultimo di questa procedura è quello di arrivare a calcolare per ciascuna opera che viene appunto analizzata quello che abbiamo chiamato indice di priorità, un valore numerico su una scala tra 0 e 100 che consente di ordinare le opere per le quali è stato calcolato e quindi individuare quelle da cui partire per la pianificazione appunto delle attività, per la programmazione delle attività. Viene diciamo automaticamente anche il fatto che attraverso questa pianificazione si può ottimizzare, quindi indirizzare al meglio quelle che sono le risorse umane ed economiche via via disponibili. In questa schermata vedete un po' riassunti quelli che sono i principali parametri che vengono considerati proprio per la valutazione dell'indice di priorità. Alcuni di questi influenzano quella che abbiamo chiamato la suscettibilità al danno del manufatto, dove vengono elaborati dati relativi proprio alla struttura, quindi al materiale, al suo schema statico, alla sua forma, alla sua geometria.
ma anche ovviamente i dati di quelle che sono le azioni a cui l'opera è soggetta nel corso della sua vita, che derivano o dalla, diciamo, dalla destinazione d'uso, quindi dal transito veicolare, ma anche ovviamente dall'interazione che la struttura ha con l'ambiente esterno. Altri dati vengono invece presi in considerazione per calcolare quello che abbiamo chiamato impatto sugli utenti, cioè in qualche modo l'importanza che l'opera ha all'interno della rete stradale, quindi quella che potrebbe essere appunto il disagio, l'impatto sugli utenti, un eventuale disservizio, quindi mancata fruibilità dell'opera stessa. Parallelamente alla elaborazione della procedura ingegneristica, abbiamo anche elaborato al nostro interno un applicativo informatico che consente di raccogliere appunto tutti i dati necessari alla valutazione dell'indice di priorità in maniera automatica e trasparente all'utente, quindi viene restituito proprio il valore di questo indice in un'unica schermata, tipo quella appunto che vedete in questa slide. È possibile quindi ordinare proprio le varie opere che sono state inserite, da quelle con indice di priorità più alto a quelle con indice di priorità più basso, e quindi conseguentemente appunto pianificare le varie attività. Abbiamo ultimamente implementato, sempre nello stesso ambiente, anche la valutazione delle classi di attenzione, secondo proprio i sensi delle linee guida. E abbiamo deciso proprio di affiancare nella stessa pagina i valori dell'indice di priorità e quelli della classe di attenzione di un'opera, perché anche un po' a seguito delle applicazioni, diciamo, che sono fatte sui manufatti in questi anni, quello che emerge è che non è così rara la condizione in cui molte delle opere in capo a uno stesso ente, quindi gestione a uno stesso ente, ricadono all'interno della stessa classe di attenzione. E quindi può essere effettivamente utile andare a prioritizzare anche le attività che vengono a valle della valutazione della classe di attenzione stessa, proprio nell'ambito di quelle opere che condividono proprio il valore della classe di attenzione. Non mi soffermo oltre su quelli che sono i livelli anche successivi del documento, ma voglio porre l'attenzione su una parte che secondo me rappresenta un po' il cuore, diciamo così, dell'approccio, cioè la parte relativa alle attività di ispezione. Le linee guida sostanzialmente parlano di due tipi di ispezione: le ispezioni ordinarie e le ispezioni straordinarie. Le ispezioni ordinarie sono di fatto delle ispezioni di tipo visivo, comunque di un certo dettaglio, che hanno lo scopo di arrivare a conoscere quello che è lo stato di conservazione di conservazione di degrado di un manufatto. Poiché devono essere ripetute con una certa frequenza nel corso della vita della struttura, questo consente di mantenere aggiornata nel tempo proprio questa conoscenza. Le ispezioni invece, diciamo straordinarie, sono invece delle ispezioni, possiamo anche chiamarle approfondite, volte cioè o ad approfondire proprio un stato di degrado che è emerso da un'ispezione ordinaria, oppure a diciamo, reperire tutta una serie di informazioni di dettaglio che possono essere utili a chi poi svolgerà le verifiche strutturali di cui ai livelli 3 e 4 proprio delle linee guida. L'Istituto Italiano Saldatura svolge diciamo da molto tempo attività di ispezione su strutture in servizio, sia di natura, possiamo chiamarle ordinaria, ma anche e soprattutto di natura straordinaria, approfondita. E nelle slide da questa alla seguire ho riportato proprio delle foto di opere per le quali abbiamo svolto questo tipo di attività. Nell'ambito delle ispezioni ordinarie voglio citare una campagna piuttosto ampia di ispezione che abbiamo svolto nel corso del 2021. Ha riguardato questa campagna ispettiva circa una cinquantina,
tra ponti e viadotti in servizio sulle reti statali e provinciali della Regione Piemonte e che abbiamo condotto per conto di ANAS. I ponti che abbiamo ispezionato sono veramente ponti molto diversi anche tra di loro, quindi dal ponte ad arco in muratura di qualche metro, fino ad arrivare, torno un attimo indietro, al viadotto Soleri, che è un viadotto in centro a Cuneo, a doppia via, stradale ferroviario, che diciamo di altezza massima 50 metri e lunghezza circa 800 metri. Queste ispezioni le abbiamo condotte con personale qualificato e certificato secondo schemi accreditati, come quello che vedete qui, che è diciamo, il Service Inspector, che è una qualifica che rilasciamo come società IS Cert, quindi di certificazione. E diciamo, abbiamo utilizzato anche strumentazione come droni o aste telescopiche che hanno consentito di limitare l'impiego di mezzi speciali. Impiego di mezzi speciali che invece risulta sempre necessario quando si deve svolgere un'ispezione approfondita, quindi un'ispezione per la quale dobbiamo raggiungere il contatto diretto, il contatto di mano con le strutture. Parliamo quindi tipicamente di controlli strumentali come i controlli non distruttivi sulle saldature, prove di serraggio sui bulloni, verifica degli spessori residui delle lamiere corrose. E sempre per riportare un esempio reale di un'ispezione che abbiamo svolto davvero recentemente, parliamo dell'aprile di quest'anno, vedete qui il caso di un ponte strallato, il cui impalcato a cassone ha una duplice funzione, quindi un'opera davvero particolare perché oltre a consentire il transito dei veicoli, all'interno dei cassoni viene fatto fluire dell'acqua reflua, quindi ha questa duplice funzione. In questo caso abbiamo svolto un'ispezione approfondita a 360 gradi, dall'ispezione delle pile in cemento armato fino alla sommità più alta delle antenne degli stralli e oltre a svolgere appunto i controlli non distruttivi sulle lamiere e sulle saldature, abbiamo proprio anche gestito tutti gli aspetti legati all'accessibilità. Quindi con l'impiego non solo appunto di PLE, ma anche con la necessità di eseguire un'ispezione interna ai canali e quindi andare a monitorare in uno spazio confinato quelle che erano le condizioni di abitabilità con un sistema di ventilazione forzato in continuo e il monitoraggio sempre continuo dell'area interna. Brevissimamente concludo facendo un ultimo cenno ad un altro tipo di approccio che noi impieghiamo sempre nell'ambito delle ispezioni. È un tipo di analisi che abbiamo chiamato analisi di dettaglio e che abbiamo elaborato per la pianificazione delle attività di ispezione. Se immaginiamo di aver individuato l'opera per la quale è necessario eseguire appunto un'ispezione, soprattutto se questa è un'ispezione strumentale, è assolutamente necessario andare a come dire, definire quelle che sono le modalità, le tipologie dei controlli, ma anche quella che è l'estensione dei controlli stessi. Sarebbe infatti, come dire, vantaggioso sicuramente poter eseguire sempre controlli al 100% su tutta la struttura, ma molto spesso questo diciamo, va contro a quelle che sono le reali risorse disponibili e in molti casi possiamo dire che non è nemmeno così necessario. Abbiamo noi appunto elaborato questa procedura che va ad analizzare ingegneristicamente l'opera, andando a scomporla in quelli che sono gli elementi strutturali principali, andando a valutare il rischio questa volta proprio di ciascun elemento. Quindi andiamo a fare un'analisi di rischio a un livello di dettaglio ulteriore, quindi che considera i singoli elementi strutturali principali del manufatto. Una volta che. Mi scusi, chiedo cortesemente di andare verso la chiusura, grazie. All'ultima, grazie. E niente, quindi con questa distribuzione del rischio noi riusciamo appunto a ottimizzare
il piano di ispezione, proprio indirizzando l'ispettore verso gli elementi che sono risultati maggiormente critici. Rielaborando quei dati ispettivi raccolti in un modo diciamo più opportuno per poterli reinserire all'interno della procedura di analisi del rischio, quindi possiamo mantenere aggiornata questa situazione e quindi svolgere di fatto una gestione, chiamiamola ciclica, delle ispezioni, ma anche in realtà delle manutenzioni nel corso della vita della struttura. E niente, così ho concluso e vi ringrazio per lo spazio e per l'attenzione. Io parto subito ringraziando tutti quelli che mi hanno preceduto perché hanno definito tutto un insieme di elementi che in buona sostanza determinano le ragioni dell'esistenza di questo master, per cui mi posso permettere poi di andare un pochettino veloce senza trascurare nulla, naturalmente. Allora, perché un master? Di cosa stiamo parlando? Beh, abbiamo capito che il problema è estremamente complesso, riguarda un insieme di opere estremamente vasto, ma soprattutto abbiamo capito che non è più pensabile, proprio per la vastità dell'insieme, pensare al monitoraggio e alla manutenzione della singola opera, ma è necessario avere una visione di insieme, di sistema, appunto, che permetta di valutare nel complesso tutto quello che va fatto e da programmare e da mantenere. Come sappiamo, l'estensione e la longevità della rete stradale, ferroviaria e autostradale italiana è abbastanza ampia. Si tratta di opere longeve, quindi progettate e costruite decenni fa e che possono ancora dare molto, ma che hanno bisogno di essere mantenute e mantenute sicure al meglio possibile. Per fare questo è necessario affrontare il problema dal punto di vista della programmazione, delle ispezioni e della manutenzione, perché, come abbiamo visto, si tratta di attività che richiedono la pianificazione, richiedono autorizzazioni, richiedono la valutazione dell'impatto che entrambe, ispezione e manutenzione, hanno sul normale funzionamento dei sistemi di trasporto che includono queste opere. Sistemi di trasporto, mi piace ricordare questo, sono particolarmente interessanti. Dal punto di vista ingegneristico, rappresentano sostanzialmente l'unico sistema che io conosca, quantomeno, che include non solo le leggi della fisica, che non risponde solo alle leggi della fisica, ma tiene conto anche del fatto che ci sono gli utenti, che siamo tutti noi, che prendiamo delle decisioni su come comportarci, su cosa utilizzare, su quando utilizzarlo e così via. Questo rende i sistemi di trasporto abbastanza complessi da studiare e tipicamente richiedono un insieme di conoscenze che permettano di valutare l'impatto che ha l'apertura, la chiusura di un arco, l'apertura, la chiusura di un nodo e così via. Come abbiamo visto nelle presentazioni precedenti, è chiaro che è necessario un cambio culturale, come dicevamo, passaggio dal monitoraggio fatto in maniera, diciamo, artigianale, diciamo, non ben organizzata, a una struttura che sia in grado di organizzare e perseguire gli obiettivi della pianificazione e della manutenzione. In questo contesto si inseriscono i sistemi di gestione della sicurezza che consistono nei concetti, nei requisiti che ogni gestore, a partire dagli enti pubblici fino ai gestori privati, dovranno seguire per garantire una corretta programmazione di tutte le singole attività per il mantenimento e il miglioramento continuo della sicurezza. Perché un master e non un altro strumento didattico? Beh, i master sono strumenti piuttosto flessibili anche dal punto di vista della progettazione, permettono un adattamento ogni anno rispetto a quelli che sono i contenuti didattici, per cui possono essere sempre aggiornati, possono essere modificati per andare incontro da una parte alle esigenze del mercato, ma anche per tenere sempre più in considerazione l'evoluzione del settore, l'evoluzione della ricerca e così via. Proprio grazie alla flessibilità, i master sono in grado di fornire competenze trasversali che vanno magari anche da materie di tipo giuridico e piuttosto che economico, che spesso i laureati in ingegneria, per ragioni varie, non sono in grado di erogare. Quindi, da questo punto di vista, il master può colmare un certo insieme di lacune che è utile che siano colmate.
Infine, i master hanno durata breve e sono di solito sviluppati, come in questo caso, sviluppati in collaborazione diretta col tessuto industriale e con gli enti, che quindi possono portare la propria esperienza e professionalità, permettendo un assetto didattico che non sia puramente accademico, ma che sia decisamente applicativo, un inserimento nei team diretto nei team tramite l'inserimento diretto nei team di lavoro. A chi si rivolge il master in gestione della sicurezza delle reti e dei sistemi di trasporto? Innanzitutto ai neolaureati magistrali, questo è un master di secondo livello, per cui ci si può accedere con una laurea, diciamo, più pennale, vecchio ordinamento, oppure con una laurea magistrale o una laurea magistrale. Di solito, come dicevo, i neolaureati hanno qualche lacuna, non certamente non sugli aspetti tecnici, ma su alcuni aspetti normativi, legislativi ed economici che è bene conoscere per poter pianificare al meglio tutte le attività di gestione e mantenimento della sicurezza. Si rivolge alle aziende, alle imprese, alle società di ingegneria che hanno bisogno, da un lato, di pianificare meglio le attività per ridurre i costi appunto delle attività stesse, ma anche di accorciare la curva di apprendimento dei neoassunti che devono essere inseriti nei team e possibilmente devono farlo avendo già acquisito una certa competenza che il master attraverso le collaborazioni con le aziende sono in grado di fornire. Infine, alla pubblica amministrazione, a cui mi piace particolarmente pensare, agli enti gestori, agli enti regolatori, che hanno bisogno di, anche in un'ottica di upskill, di nuove figure da introdurre nei propri organigrammi. Perché mi piace questa parte? Mi piace perché gli enti gestori, la pubblica amministrazione ma anche i privati, devono essere in grado di dialogare con i tecnici che si occupano poi della pianificazione e dell'attuazione della manutenzione. Quindi deve essere un dialogo paritario. È chiaro che se solo una metà del mondo affronta il problema della pianificazione dei safety, della gestione della sicurezza, l'altro interlocutore rimane indietro e fatica a inserirsi in questo mondo che, come abbiamo visto, sta cambiando ed è cambiato notevolmente. Solo due parole su quelli che sono gli organizzatori. Una è senz'altro l'Università di Genova, che mi onoro di rappresentare, che ha un ruolo di promuovere la conoscenza e di organizzare il master. ANSFISA, che come abbiamo visto è l'ente, l'agenzia che determina e definisce le procedure per la corretta gestione degli asset infrastrutturali, in particolare quelli di trasporto, e infine IES per la pluriennale, come abbiamo appena visto del resto, esperienza nel settore delle infrastrutture stradali e ferroviarie, con la loro grande competenza nelle ispezioni delle opere. Che cosa impara un diplomato nel Master di Gestione della Sicurezza delle Reti e dei Sistemi di Trasporto? Innanzitutto impara a progettare, implementare e coordinare il processo di gestione della sicurezza per l'intero ciclo di vita dell'asset, quindi a partire dalla sua messa in servizio fino per tutta la vita utile attraverso le fasi di rigenerazione, di manutenzione e di controllo. Comprendere i fondamenti normativi, economico-finanziari e tecnici alla base della gestione della sicurezza. Abbiamo sentito prima, nella prima presentazione, mi pare, quanto sia complicato il processo di attuazione amministrativo delle procedure di affidamento, delle gare, piuttosto che dell'identificazione dei manutentori e così via. Quindi avere una conoscenza di quello che è la normativa e gli aspetti di bilancio, naturalmente, è abbastanza importante. Progettare e attuare i sistemi di gestione della sicurezza, questo è evidentemente il nucleo del master, analizzare e modellare lo stato degli asset e valutarne il degrado, al fine di determinare la priorità e i tempi limite per gli interventi. In questo senso il master utilizzerà molto l'esperienza dell'Istituto della Saldatura e delle procedure di analisi di rischio che abbiamo appena avuto il piacere di ascoltare. Governare il processo di organizzazione della sicurezza, assicurando la gestione dei rischi, l'identificazione delle priorità, il monitoraggio delle prestazioni, il miglioramento costante del livello di rischio e i cambiamenti necessari. Questo tenendo conto di quelle che sono le caratteristiche a cui ho accennato dei sistemi di trasporto, che
non si possono fermare. Abbiamo sentito prima menzionare che nell'analisi di rischio viene tenuto in considerazione l'impatto che può avere la chiusura di un ponte o di una galleria perché bisogna fare manutenzione. Tutti questi elementi entrano nel processo di organizzazione della sicurezza che si impara a governare e a gestire in questo master. Infine, definire un piano manutentivo integrato che tenga conto di tutte le tempistiche, dei costi e delle azioni di mitigazione. Con tempistiche intendo tutto quello che riguarda anche l'approvvigionamento dei materiali. Per esempio, prima è stato citato il trasporto eccezionale che a volte è necessario per fare della manutenzione e che va opportunamente pianificato per garantire che non ci siano ritardi nell'attuazione della manutenzione stessa. I costi, che sono sempre il faro guida degli ingegneri, e le azioni di mitigazione che rappresentano tutto quell'insieme di azioni da fare, da mettere in campo per garantire che il sistema di trasporto funzioni al meglio possibile nonostante ci siano delle attività in corso. Questo è lo schema generale di organizzazione del master. Come si può vedere è diviso in 6 sezioni, più una sezione di scelta e una stage in azienda. Ci tengo a dire che mentre le 6 sezioni sono obbligatorie per tutti, ci sarà una scelta tra controllo di processo e controllo di prodotto nella specializzazione e in ogni caso tutte le lezioni saranno svolte in streaming con garanzia di ottenimento delle registrazioni, per cui come vedremo più avanti sarà possibile partecipare alle lezioni del master online, esserci il più possibile, ma anche non esserci, essere assenti, avendo la garanzia di poter recuperare tutto il materiale che serve alla comprensione e poi anche al superamento dei test di verifica. Qualche parola di dettaglio sulle sezioni. Cerco di non andare molto troppo nel dettaglio, anche perché questa presentazione è disponibile sul sito del master, quindi eventualmente chi desidera approfondire può andare a scaricarla. Io naturalmente sono disponibile a rispondere a qualsiasi domanda. La prima sezione riguarda l'introduzione generale alle politiche dei trasporti, quindi si parte dalla legislazione comunitaria e si va a parlare del sistema integrato nazionale integrato dei trasporti, alcuni concetti relativi all'interoperabilità e alla sicurezza ferroviaria, alle concessioni e al libero accesso al mercato ferroviario. C'è poi una seconda sezione che è quella che riguarda gli aspetti economico-finanziari, in particolare legati alla reti e ai sistemi di trasporto. Si partirà di nuovo quindi dal bilancio comunitario e dal bilancio nazionale, in quale il contesto della manutenzione va inserito, al DEF, agli allegati specifici per le infrastrutture, al CIPE, i contatti di programma e i contatti di servizio, nonché alle tutte le competenze relative ai contratti pubblici di finanza pubblica e privata per il settore delle infrastrutture. Si passa poi a un'area più, diciamo, tecnico-ingegneristica, in cui si va in alcuni casi a studiare, in alcuni casi a ripassare quelli che sono la meccanica delle strutture esistenti, i meccanismi di danneggiamento e i sistemi di protezione. In questo caso ci saranno un po' di richiami di queste competenze perché l'idea è quella di appunto richiamare oppure di livellare le competenze dal punto di vista tecnico. Particolare importanza avrà la sezione 4 in cui si darà peso alla modellazione digitale delle infrastrutture perché queste rappresentano allo stato dell'arte lo strumento migliore per acquisire, mantenere e gestire le informazioni relative alle opere. In particolare in questo contesto verranno anche considerati i sistemi di diagnostica e di autodiagnostica, quindi eventuali strumenti che si possono utilizzare ai fini della diagnostica. Si passa poi a una sezione che riguarda i concetti generali relativi ai sistemi di trasporto, quindi a quella che accennavo essere l'interazione tra l'infrastruttura e noi che siamo gli utilizzatori del sistema di trasporto stesso, e in questo caso si valuteranno diversi elementi oltre a quelli che ho accennato, anche quelli legati alla sicurezza applicata alla costruzione e manutenzione delle strade e delle ferrovie, alla valutazione del degrado delle prestazioni delle reti di trasporto. Questo è importante perché se pensiamo a quello che vediamo normalmente, spesso sulle nostre strade, sappiamo che ci sono magari delle chiusure di corsie determinate dal fatto che il carico altrimenti sarebbe eccessivo, piuttosto che
scambi di carreggiata determinati dal fatto che è necessario occupare l'intera carreggiata per effettuare le manutenzioni. Ecco, tutti questi elementi vanno inseriti nella progettazione della manutenzione, in parte perché definiscono la priorità dell'azione e in parte perché definiscono quelli che saranno i sistemi, gli elementi necessari alla mitigazione della manutenzione stessa, quindi come rendere possibile l'utilizzo al meglio possibile, scusate il gioco di parole, della strada, della ferrovia, nonostante ci siano delle attività di manutenzione in corso. Si passa poi a parlare di sistemi di gestione della sicurezza delle reti dei sistemi di trasporto. Su questo non mi dilungo perché è stato ampiamente e molto ben descritto dall'ingegnere Tamasi in precedenza. In questo modulo, che è anche il più lungo di tutto il master, riprende e approfondisce i concetti che sono stati precedentemente illustrati. Abbiamo poi le specializzazioni che riguardano il controllore di processo e il controllore di prodotto. Nel primo caso, l'obiettivo è quello di della specializzazione è quella di fornire competenze e conoscenze applicabili alla progettazione, alla gestione e al controllo degli asset secondo una filosofia di risk management, quindi più focalizzato sulla gestione dell'insieme degli asset. Il controllore di prodotto invece ha l'obiettivo di fornire una specializzazione e delle competenze per la verifica di conformità e di sicurezza nell'ambito dei sistemi di certificazione e di attestazione di prodotto, con particolare riferimento alla pianificazione delle procedure di ispezione, che invece abbiamo visto molto ben descritte nuovamente nella presentazione che mi ha preceduto. Last but not the least, c'è un periodo di stage che può essere effettuato in due modi. Per chi già lavora è possibile effettuare lo stage presso l'azienda o l'ente per cui sta già lavorando, su tematiche inerenti al master naturalmente, mentre c'è un insieme di sponsor e di aziende che si sono rese disponibili naturalmente interessate al master, che si sono rese disponibili a ospitare dei tirocinanti per lo stage e poi eventualmente per in alcuni casi la valutazione di un inserimento di un processo di assunzione. Alcune caratteristiche chiave. Qui ho riportato innanzitutto l'orario del master di cui abbiamo fornito ed è disponibile sul sito del master con largo anticipo l'orario. Potete notare che il master è abbastanza lungo, parte a settembre e arriva fino a giugno con le lezioni. Questo perché le competenze sono complesse, la necessità di acquisire competenze richiede un approfondimento non banale delle conoscenze, quindi questo fa sì che il calendario sia abbastanza ben distribuito. I giorni di lezione sono distribuiti verso il fine settimana, abbiamo cercato di organizzare le lezioni in settimane brevi, medie e lunghe, in maniera da poter garantire la maggior flessibilità possibile agli studenti lavoratori che, anche sapendone in anticipo, potranno organizzare le proprie attività in funzione delle lezioni. Fasi di test di verifica delle competenze sono quelle segnate in azzurro. Queste sono precedute da un tempo sufficiente per la preparazione, quindi i test di verifica non seguono immediatamente la fine delle lezioni, ma c'è il tempo per potersi preparare. Come dicevo, tutte le lezioni sono erogate in didattica a distanza, uno strumento che negli ultimi due anni forzatamente abbiamo imparato a utilizzare. Ora siamo abbastanza in grado come Università di Genova, ma in generale come mondo della formazione, di utilizzare con competenza e con efficacia, soprattutto quando l'interlocutore dall'altra parte è fortemente interessato ad acquisire competenze. Quindi quando c'è l'interesse di chi segue le lezioni, la didattica a distanza funziona bene. Come dicevo, saranno disponibili le registrazioni delle lezioni in maniera offline, per cui chi non potrà seguire le lezioni avrà comunque a disposizione la lezione stessa e la relativa spiegazione. È possibile per gli studenti lavoratori essere assenti fino al 40% delle lezioni, che è una percentuale piuttosto elevata, ma questo è possibile di nuovo grazie alla disponibilità delle lezioni. Per quanto riguarda i costi di iscrizione, il costo base è di 3.500 euro, ridotto a 1.500 per i dipendenti delle aziende sponsor. Sono in definizione
altri accordi di tipo, diciamo, intermedio, quindi per sostenitori, non sponsor, che garantiranno comunque dei vantaggi anche economici. Concludendo, il Master in Gestione della Sicurezza delle Reti e dei Sistemi di Trasporto propone un'offerta formativa in grado di soddisfare questa domanda di nuove figure tecniche che abbiamo visto in questa giornata, con competenze multidisciplinari formate per affrontare il problema della sicurezza con un approccio sistemico, quindi complessivo, che tenga conto di tutto. Come ho già detto, la partecipazione diretta di ANSPIS e IES alla progettazione delle lezioni, ma anche alla didattica vera e propria, quindi alle lezioni in aula, è una garanzia di corrispondenza tra la domanda di formazione, quindi quello che enti e aziende e gestori si aspettano, e l'offerta di formazione, cioè quello che l'università nel suo compito di formatore è in grado di fornire. Infine, la struttura del master, come dicevamo, è progettata per favorire l'ingresso sia dei neolaureati, ma anche tenere in considerazione le esigenze degli studenti lavoratori. Il bando è attualmente aperto, si chiudono le iscrizioni il 4 di luglio, quindi ci sono ancora una quindicina di giorni circa per iscriversi. Passo direttamente all'ultima slide, vorrei ancora dire due parole, veramente due. In basso a sinistra c'è il QR code che riporta direttamente al sito, per cui chi volesse fare uno screenshot, avere direttamente l'indirizzo senza andarselo a cercare perché è molto lungo, ma anche gli indirizzi di posta elettronica al quale inviare domande, chiedere chiarimento di dubbi. Io rispondo a uno di questi indirizzi, quindi sono in prima persona impegnato a fornire tutte le informazioni che fossero necessarie. Con questo avrei concluso. Master impegnativo, mi pare, quindi però necessariamente, sì. Come abbiamo detto anche in precedenza, le tematiche sono estremamente delicate e probabilmente stranamente innovative per quanto riguarda i nostri percorsi formativi ordinari, ecco. Quindi grazie veramente, ci sono tutti i riferimenti, appunto, che troverete nelle slide che vi verranno inviate. Siamo arrivati oltre modo lunghi, ma credo che non ci fosse la possibilità di fermare nessuno dei nostri relatori, visti gli importanti contenuti. Quindi vado a ringraziare, quindi ringrazio l'ingegnere Zanchetta di Antel, ringrazio l'ingegnere Tamasi di Anspisa, l'ingegnere Poggi dell'Istituto Italiano della Saldatura, il professor Sacco che ci ha fatto vedere come è possibile creare un percorso formativo che vada in questo momento a sopperire alle necessità che sono, io ripeto sempre, più sociali che tecniche, perché le infrastrutture sono una questione che interessa a tutti, e se interessa a tutti è una questione che è necessariamente sociale. Quindi grazie a tutti coloro che sono rimasti connessi fino alla fine, per qualsiasi domanda vi invitiamo a scriverla, appunto, come avete fatto in chat, oppure a inviarla all'area tecnica del gruppo Maggioli con gli stessi recapiti ai quali avete fatto la richiesta di iscrizione, e lascio la parola alla nostra regia.